Signor Presidente della Repubblica, chi le scrive è una giovane madre disperata allo stremo delle sue forze. Io e mia figlia siamo da circa 7 anni in un programma di protezione. Ho deciso di rompere ogni tipo di legame con la mia famiglia, con il mio convivente, cercando di iniziare una vita all'insegna della legalità, della giustizia. Sono stata ascoltata da vari magistrati, ma la tutela per me e mia figlia è inadeguata. Il legale assegnatomi mi ha fatto figurare come collaboratrice, senza che mai, e dico mai, ho commesso alcun reato in vita mia. Lui non risponde neanche alle mie telefonate. Ho perso tutto, la mia famiglia, ho perso il mio lavoro, ho perso la casa, ho perso i miei amici. La cosa peggiore è che conosco già il destino che mi aspetta. Dopo essere stata colpita negli interessi materiali ed affettivi, arriverà la morte, inaspettata, indegna, inesorabile. Lei oggi, signor Presidente, può cambiare il corso della mia triste storia. La prego, signor Presidente, ci dia un segnale di speranza. Non attendiamo che quello. Ho bisogno di aiuto. Qualcuno ci aiuti, please!